con Luciana Interlin. Io veramente volevo iniziare con delle parole di un altro poeta, Luciana, esatto. Con queste parole: le donne, i cavalieri, l'arme, gli amori, le cortesie, le audaci imprese, io canto, naturalmente, non io. Era l'Ariosto, no? L'Orlando e Furioso. Però questa breve lettura mi dà modo di ricordare che, per esempio, l'ultima volta abbiamo cantato le armi e i cavalieri con il nostro amico il generale Terenzio Morena, che ha avuto un successo altrettanto importante come stasera. Stasera invece parleremo di poesia, quindi parleremo di Dame e Agostino Rino, dice un'altra volta, in un'altra occasione. Io devo dire che sono molto contento di avere nel corso delle personalità di questo tipo. Ho nominato questi due signori, potrei parlare di altre persone. Questo ci fa molto piacere, poi quando diciamo esponenti del corso diventate protagonisti della relazione. E a proposito di Luciana Interlenghi, mi fa molto piacere anche perché lei è ormai una regionatessa d'occhio, no? Penso che sia. 34 anni che sono. Solo 34 anni, io non dico da quanti anni invece sono regionatessa d'occhio, solo da 34 anni. È originario però di Fermo. Fermo ha un legame strettissimo con i Canadi, è stato sempre un nostro fedele storico alleato, tant'è vero che nel lato est della Torre del Borgo c'è una lapide sovrastata da una piccola testina di bambino, no? Lapide, e dice firmane amicizie documentu et pignus. Sappiamo tutti bene il latino, no? Quindi, però ricorda che cosa vuol dire? Che quello è un documento ed è un impegno dell'amicizia di Recanati verso Fermo. Non so se a Fermo c'è una lapide. Non lo so. No, non lo so. Però abbiamo la statua di Giacomo Leopardi, abbiamo via Recanati e quant'altro. Anche mia sorella, abito a mia sorella via Benissimo, benissimo. Quindi, anche la famiglia racconta. Quindi quanta cortesia siamo fatti. Gli stessi colori, tra l'altro, sposando, perché eravamo nello stesso. Patrono San Vito, no? No. Sarò brevissimo, non vi allarmate. Luciana è autrice di poesie, anche di brevi racconti, tra l'altro ha avuto recentemente un premio, e però è autrice anche di disegni. Io li ho visti e ho letto anche il libro, perché questi disegni stanno nel libro La valigia, che gentilmente mi ha regalato, che abbiamo aperto insieme, si ricorda, pochi mesi fa. Vi leggo la preghiera che appunto dà titolo a questo libro. Qui parlo di una valigia, anche lei, una valigia virtuale, dove io colloco gli affetti, i sentimenti, la vita vissuta, e devo dire che questa valigia è ormai colma per tre quarti. Però quello che devo riporre è veramente molto più difficile e spero di poterlo fare bene, insomma. Che cosa metterò nella valigia, Signore, quando mi chiamerai? Ho poche cose da sistemare. Una scatola di gioventù ribelle, una di sogni fermi in uno sguardo non ancora spento, una scatola di piccole malinconie dolci, una bracciata di amore maturo. Ma la mia valigia è legata con spago di paura, è uno spago grosso, spesso e teso, a tal punto che non riesco a slegare i suoi nodi. La mia valigia non si apre. Ti porterò una valigia vuota, Signore, e ti chiederò di sciogliere i miei nodi. Poi la riempiremo insieme. Di pace. Grazie. Allora, io vi volevo presentare la zia, di cui abbiamo tanto parlato. Dunque la zia era, dico era perché è morta un anno e mezzo fa, 99enne, quindi la sua vita, voi direte, l'ha vissuta appieno. In realtà lei era una persona molto modesta, e che devo dire qui, l'ho dedicata a lei questa piccola cosa che ho prodotto a casa,
Le dico appunto, il mio pensiero va tutto alla zia Nannina, che camminando in punta di piedi mi ha insegnato l'umiltà dei sentimenti. Perché? Perché lei è stata sempre per conto suo a crescere noi nipoti, lavorando. Altro non ha avuto. Però ha dato molto, c'è rimasta nel cuore, a me e a mia sorella. E io avevo scritto tempo fa, quando ancora viveva e stava in un istituto, la zia, ormai alla soglia dell'infinito, con le gomme fuori uso, dice lei, non si ferma ad aspettare. Le sue mani ancora intrecciano fili di cotone per farne merletti da regalare a noi, bambine di sempre, nei suoi ricordi, suo e nostro corredo. E nei fili di cotone fatti merletto appoggeremo l'ombra di lei, lievissima. Questo lo dedico alla signora Machella, che prima stava intrecciando fili di cotone ad un tombolo stupendo. E ancora la zia, la porcellana sempre più fragile, la zia, lo sguardo impolverato dagli anni, fissa un punto lontano senza vedere, collezionando ombre, silenziosi, l'accompagna di ricordi verso la meta. Allora mi dicono che la mia poesia è triste, io dico che è melanconica, romantica, nostalgica, ma la melanconia, come dice il buon professor Broccoli, è il sorriso della tristezza, allora sorridiamo, ecco. Dall'istituto la zia se n'è volata via. Devo dire che, qui apro una parentesi, io ho un momento sacro durante la giornata, la colazione. La colazione è un momento in cui tu cominci la giornata, l'affronti, no? E fai così il punto della situazione, dove sarà questa colazione, se non la trovo. E vedi un po' le cose da fare, studi la giornata, fai qualche telefonata, ricevi qualche messaggino, il marito che ti cerca al telefono non ti trova perché è occupato. Allora io ho scritto qualcosa che adesso quando la troverò ve la leggo. E comunque in quel momento capita spesso di ricevere invece qualche telefonata. La mia segretaria dice a pagina 81. Bene, non mi fa onore questa cosa, ma io ho una ordine, come me quello del libro, io l'ho scritta in una successione, ecco, l'ho trovata. E la colazione è questa. Nella colazione di inizio giornata, oggi ho sentito il profumo dei biscotti di un tempo. Rito dolce e amaro la colazione. Scontrasti con un vivere nuovo, ma pur sempre lo stesso, ripetuto da orari incalzanti, vuoto nell'affanno delle cose da fare. Ma il profumo dei biscotti di un tempo ha addolcito di ricordi il mio latte e ho bevuto con avidità. Purtroppo la colazione